Oggi è una data importante, siamo qui con Gazzetta della Spezia sull'Amerigo Vespucci, in navigazione appena fuori del Golfo della Spezia. Oggi la Vespucci parte, dopo 17 anni torna in Nord America, farà Canada e Stati Uniti, una crociera d'addestramento importantissima sia per la Marina Militare che per la nave Vespucci e anche per l'Italia. È un messaggio, un'immagine che gira il mondo, che ci fa conoscere tramite questa bellissima imbarcazione. Noi oggi abbiamo la fortuna di essere a bordo, fra poco intervisteremo anche il comandante e nel frattempo ci godiamo questa gita fuori porta in attesa di incontrarci con nave Rizzo, l'ultima delle Fram varate da Fincantieri qui alla Spezia, e faremo alcune manovre che ci consentiranno di apprezzare al meglio sia la nuova Fram sia la manovrabilità e la bellezza di questa bellissima nave. Qui con il comandante Patruno, buongiorno. Buongiorno. Grazie per averci ospitato sulla Amerigo Vespucci. Benvenuti a bordo. Qui abbiamo lasciato adesso il Golfo della Spezia, una città che per l'Amerigo Vespucci ha una passione incondizionata, così come tutti noi. Una domanda, comandante: cosa prova un allievo per la prima volta a fare la traversata atlantica su questa imbarcazione? Beh, per gli allievi è sicuramente un'emozione fortissima, perché per molti di loro, sono ragazzi, ricordiamolo, tra i 18 e i 21 anni, è il vero battesimo del mare, e quindi farlo a bordo di quella che è considerata a giusto titolo la nave più bella del mondo è sicuramente un grandissimo orgoglio, una grandissima emozione. Se voi pensate poi che a questo si aggiunge l'idea, se vogliamo romantica, della traversata in Oceano Atlantico fatta a vela, potete ben immaginare che questi ragazzi sono davvero molto emozionati. Un'emozione che parte da oggi, a parte l'aver lasciato gli ormeggi da poco. Ora fra poco ci incontreremo con la nuova Fram, l'ultima nata nave Rizzo, che renderà omaggio in qualche modo all'Amerigo Vespucci, la più anziana della flotta, e siamo pronti ad incontrarla. Sì, abbiamo voluto suggellare questa uscita dell'ultima nave nata, la Fram Rizzo, che sarà consegnata domani alla Marina Militare, e con la più anziana, Amerigo Vespucci 1931, avremo la presenza a bordo del comandante in capo della squadra navale, l'ammiraglio Marzano, e nelle migliori tradizioni marinare il Rizzo, che è la più giovane, renderà gli onori con l'ammiraglio Marzano a bordo alla più anziana. Ricordiamo che sono 16-17 anni che la Vespucci non va in Nord America. Una crociera importante che durerà parecchi mesi, una crociera d'addestramento, un'avventura come di solito è solito dire lei, un'avventura importante sia per l'addestramento che per i ragazzi. Abbiamo anche il contraltare della tecnologia più estrema sulla Rizzo. Sì, è questo connubio tra tradizione e innovazione che è la forza della nostra formazione. I nostri ragazzi imbarcheranno per questa campagna di istruzione a bordo di una nave che si manovra a similitudine di un veliero dell'Ottocento, ma quando finiranno il loro periodo di formazione imbarcheranno su navi come il Rizzo, che sono navi tecnologicamente avanzate, di assoluta avanguardia, e quindi il connubio tra questa formazione tradizionale e l'impatto invece con la nuova tecnologia è proprio la base su cui si fonda la nostra formazione del personale in Marina. Allora, conseguendo la tradizione, le auguriamo buon vento. Grazie, accettato di buon grado. Buon vento anche a voi.